Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Allora, innanzitutto ho cominciato seguendo dei corsi sulla sicurezza con un'altra classe, la quinta ragioneria, e corsi appunto che ci formavano sulla sicurezza sul mondo di lavoro, spiegandoci i rischi che si correvano in ambito lavorativo appunto. E abbiamo sviluppato un progetto nel quale bisognava portare un prodotto in cui dovevamo far vedere quello che avevamo imparato, quello che secondo noi era sicurezza. Abbiamo pensato di portare un gioco, abbiamo sviluppato un gioco informatico. È un videogioco praticamente semplice, basato su un foglio di PowerPoint. E in pratica sono domande sulla sicurezza, non solo sull'ambiente lavorativo, ma anche su cose che potrebbero capitare tutti i giorni. Poi ci sono anche domande relative alle casistiche di sicurezza, cioè tipo il datore di lavoro, il preposto. Abbiamo realizzato anche questo gioco per coinvolgere la gente, infatti da quanto abbiamo constatato la gente cercava di rispondere alle domande che noi proponevamo. Sì, beh, allora, sicuramente è stato molto, molto istruttivo, ma soprattutto anche in qualche modo divertente, perché eravamo un gruppo abbastanza grande di ragazzi, sono stati una quindicina di ragazzi e abbiamo dovuto trovare tutti insieme una decisione su cosa fare, su come farlo, tant'è che ci siamo divisi in gruppi, chi lavorava al sistema prettamente informatico, chi trovava le immagini, chi trovava i suoni, le domande, e dopo comunque anche deciderci che domanda andava bene. È stata comunque sì una bella esperienza, perché anche così divertendoci e soprattutto scherzando siamo riusciti a imparare cose che sono comunque molto importanti.